Guardi, questo non lo so, la lettura dei numeri è sempre molto particolare, nel senso che le posso dare diverse letture, la prima è quella eventualmente di sommare i voti nulli o su altri candidati alle schede bianche e viene fuori una lettura diversa. Detto questo, penso che sia opportuno dal video che registra il passaggio di ogni singolo grande elettore capire chi si è fermato un po' di più e chi si è fermato di meno e chi è passato rapidamente, e quindi le persone possono essere in grado di poter capire anche questo, cioè nel senso che la nostra posizione era quella, discuteremo poi se è giusta o sbagliata, di esprimere scheda bianca.